È la colazione il pasto più importante della giornata? Studi universitari ci dicono di no. Ma chi siamo noi per smentire una leggenda millenaria per cui in questa serie di video vi porto ad assaggiare le migliori colazioni d'Italia? Iniziamo da Milano, la città che mi ha accolto, e iniziamo alla grande, ragazzi, con l'Oste Caffè. Decisamente la mia colazione preferita a Milano. L'Oste Caffè è un format di caffetteria che nasce per portare l'unione un po' dello spirito italiano, se vogliamo, e qualcosa di più europeo. Caffè con filtro, flat white, sono alcune proposte nel comparto bevande, ma vedremo anche sul cibo. I prodotti sono di un respiro quasi, definirei, internazionale. Dai lievitati classici alla pasticceria francese come pain chocolat, quelli più della tradizione nord europea come il cardamomo, a preparazioni salate che strizzano l'occhio anche al fusion, potremmo definire, con ad esempio una focaccia kimchi gorgonzola da lacrime, letteralmente. Non perdiamo altro tempo, entriamo a mangiare, perché questo è Breakfast Club. Come abbiamo già visto, come avevo già anticipato, ragazzi, super interessante. Abbiamo visto che c'è una proposta dolce, una proposta salata e anche una proposta di piatti molto easy per il pranzo. L'Oste infatti è un posto dove venire un po', diciamo, tutto il giorno per fare colazione, per fare uno spuntino, per fare un pranzo, per passare soltanto del tempo bevendo un buon caffè, caffè di tutti i tipi, come vi ho parlato prima, di un po' tutte le tendenze, ma anche kombucha, dei vini. Uno dei due fondatori è un sommelier, quindi la proposta ovviamente legata anche a quello, e poi la proposta del cibo, dal dolce al salato, con focacce, con bellissime ispirazioni di tutti i tipi. Ce n'è una coi funghi oggi strepitosa che andremo ad assaggiare, ma non voglio svelarvi troppo perché abbiamo ordinato un po' di cose. Bando alle ciance, mangiamo. Allora, spirito europeo abbiamo detto, che si riflette ovviamente anche nel fatto che, oltre alla parte dolce, c'è una parte salata super interessante in questa colazione, ragazzi. Io sono un super amante della colazione dolce salata, quindi non ho potuto fare a meno che notare, oltre a una serie di brioche anche salate, ma può arrivare qualcos'altro a proposito, le focacce. Ragazzi, le focacce le ho già provate, sono una cosa incredibile. Ovviamente sul classico, se volete, pomodorini, eccetera, eccetera, ma qui ci spingiamo un po' di più con due focaccine. Questa, la prima, con, mamma mia, funghi casere timo. La focaccia è imbarazzante da quanto è croccante. Questa c'è una spolverata di casera arrogantissima. Sono i King Oyster, i funghi, molto fighi, sono belli carnosi. Tant'è che tante volte si usano in ricette in sostituzione della carne. Ma ora andiamo a scrocchiare, che qua vedo che c'è una roba. Ma guarda che bella, guarda. Pazzesca. Ciao. Partiamo dalla focaccia in sé, che ha una sorta di frittura praticamente. L'impasto ha la crosta super croccante anche il sotto, in realtà dappertutto, e sembra proprio fritto. Dentro poi vedete com'è umido, morbido, e allo stesso tempo come si è super sviluppato ed è molto arioso, molto leggero. In questo caso ci sono i funghi che danno veramente una sensazione di morso bella, intensa. I mastichi sono leggermente gommosi, ciccosi, ma hanno quella, proprio quel morso bello. E poi la grattata di casera sopra, sapidità estrema, poi ci sono fiocchi di sale, incredibile. Meriterebbe uno spin-off a parte solo per le focacce, pazzesco. Buonissima, ma non so se ve l'ho mai detto, ma sono schiavo del kimchi. Cavolo fermentato coreano, proposto in accoppiata al gorgonzola, che mi sembra un'idea super figa, piccantezza, pungente dello zola, ma anche dolcezza, no? Si mischiano molto bene. Il prodotto è lo stesso di prima, ma visto questa focaccia straordinaria, andiamo a vedere l'accoppiata, perché qua mi sa che ci spingiamo su livelli altissimi. Mamma mia. Già avvicinando il naso
la complessità del kimchi è straordinaria, perché ci sono una serie di sapori, profumi che escono. E anche qui è bello il gioco di consistenze, perché il kimchi comunque ha una sorta di struttura, no? Soprattutto nelle parti più queste, più vegetali, non so come definirle, che anche qui ti danno un po' di masticazione. E poi sotto c'è una cremosità dello Zola che è incredibile. Ma la cosa figa è dove in questi punti il sughetto, diciamo, del kimchi si mischia con il formaggio, e quello che ti sembra di mangiare è un formaggio al gusto kimchi, ed è una roba, è una cosa fuori di testa, raga, sta bocca, cioè, da, boh, senza parole, vi giuro. Io adoro l'acido, personalmente. Qui c'è una sorta di acidino di fondo che è dato dal kimchi, ma anche un po' dallo Zola, della piccantezza che vi rimane in bocca. Senza parole. Ovviamente poi il bello è anche il gioco delle consistenze, no? Questa croccantezza col morbido dello Zola. È divertentissima da mangiare, ma ultra saporita, ultra saporita. Non solo focacce, perché in proposta avevano anche un egg and cheese sandwich, super classico newyorkese della tradizione americana. Viene proposto appunto con uova, fontina e una spicy mayo. Vuoi che non lo assaggiamo? Allora, c'è questo bun super morbidoso. Praticamente è una sorta di grattata, uno scrambled eggs, che viene servito con formaggio. Questa spicy mayo, bella. Mamma mia, tanto uovo. Questo è un classico veramente della tradizione newyorkese, ma qui ha proprio una svolta molto più nello stile nord europeo, diciamo, ma con un sapore bello deciso, perché sta spicy mayo è super interessante in bocca, no? Ti stimola tutto il palato, bellissimo. Il bun non è male, scaldato così forse rimane un pochino spugnosino, non è una consistenza che mi affascina particolarmente, ma devo dire che sul gusto non va a coprire troppo, ci sta, lascia molto spazio poi a quello che c'è dentro. Bel modo di mangiare le uova a colazione. Ultimo, ma forse primo per importanza nel format, ragazzi, il caffè. Ovviamente la scelta e anche il pensiero di l'oste era quello di andare a abbracciare la tradizione italiana, infatti propongono l'espresso, il cappuccino, ma anche poi di ampliare l'offerta con delle scelte più europee, internazionali, possiamo chiamarle, e quindi ovviamente caffè filtro, hanno un cortado, hanno il flat white, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho preso un caffè filtro Etiopia, mi hanno suggerito, perché volevo un caffè leggermente più acido, sono un fan dei caffè acidi. Tra l'altro mi hanno consigliato di lasciare scendere la temperatura per poterlo apprezzare di più. Ora sono passati 4, 2 ore, 10 minuti, diciamo. Adoro il caffè filtrato perché sembra un'altra cosa rispetto al caffè. Cioè, voi, io lo so che tanti di voi, ma il caffè filtrato è un caffè slava. No, raga, cioè, tira fuori delle note dal caffè che secondo me non sono percepibili su un espresso o su altre tipologie. Devo dire che a questa temperatura, veramente, tanto, mi aveva detto che si sarebbe smorzato, ha una bella, ha un acidino di base non troppo, devo dire, pronunciato, ed è super bevibilissimo. Anche al profumo si sente un po' questa leggera acidità, proprio che è tipica del, non so se avete mai provato a vedere anche le piante di caffè quando sono verdi ancora, ha un po' questo, questa sorta di richiamo. Ora, sono un bevitore di caffè con filtro, ma non sono un super esperto, quindi non voglio stare qui a raccontare cose che non sono in grado di giudicare. Trovo che l'offerta sia straordinaria anche da questo punto di vista. Forse non sono la persona adatta per parlarvi di caffè, magari vi porterò qualcuno di più esperto per parlarne insieme. Sta di fatto che questa tipologia di caffè su una colazione come quello che ho fatto oggi, secondo me, per me è la mia scelta preferita, perché la considero quasi una bevanda, quasi alla stregua più di un tè, di una tisana, non so, è un modo diverso di percepire il caffè che personalmente adoro. Cinnamon roll, ragazzi, a mio parere questo è il miglior cinnamon roll di Milano. Morbidezza, giusta dose di frosting, io lo trovo
straordinario, lucido, bello, c'è un profumino di cannella, ma giusto giusto, che è stupendo. Lo adoro perché tanto ha una nota agrumata stupenda, c'è della scorza di arancio sopra. Lo adoro perché il cinnamon roll solitamente ha una consistenza un po' panosa che va un pochino sul ciccosino, questo invece è leggermente panoso, sì, diciamo, quindi non è proprio un impasto dolce da torta, cioè non aspettarvi quella cosa, ma prima di tutto vicino alla superficie diventa un po' più solido, un po' più duro, un po' più da masticare, senza però essere asciutto, diventare un po' una sorta di crosta di pane, e in tanti vi assicuro che succede questa cosa. La consistenza qua, dove viene esposto ovviamente più al calore del forno, tante volte rimane quasi quella di un pane, qui non succede, diventa un pochino sì più dura, ma è sempre stracoccoloso. Il frosting è stupendo. Penso che nel cinnamon roll la chiave sia l'equilibrio delle cose, no? Strafare con la cannella, strafare con il dolce, quello è il rischio del cinnamon roll. Qui tutto è perfettamente equilibrato: consistenza, dolcezza, nota agrumata, cannella. Semplicemente il miglior cinnamon roll. No. Non sono un grande amante del cioccolato, ma so che voi lì su YouTube siete soliti vedere i vostri youtuber preferiti andare in giro a mangiare i pan chocolat. Bellissimo vedere la spirale degli strati sviluppata, la lucentezza qui sopra del prodotto. Questa è la struttura interna, stupenda. Devo dire che su questo tipo di prodotto quello che io apprezzo maggiormente, e che ho ritrovato anche, se vi ricordate, quando sono andato a Copenaghen, posti come Juno the Bakery, è proprio l'equilibrio tra le cose che compongono tipo il pan al cioccolato, ma in generale questi dolci. C'è una croccantezza, freschezza del prodotto che è pazzesca, si percepisce al morso, no? Il crunch che è dato dall'esterno, che contrasta subito con l'interno, che è umido, morbido, veramente fa percepire che si tratta di un prodotto freschissimo. Cioè, guardalo qua. Tutta la struttura interna è stupenda, ma ed ha un giusto equilibrio sulla burrosità. Sapete che io sono un fan, ma capita spesso di provare roba che è ultra burrosa e risulta un po' pesante, stucchevole. In questo caso in realtà è anche quasi leggero, se vogliamo dire, al sapore, non all'appa. Capita spesso di mangiare questo tipo di prodotto con una dose, secondo me, anche troppo di burro che ti appesantisce il morso. Cioccolato non è proprio il mio, ma devo ammettere che è un bel pan chocolat. Se il cinnamon roll è straordinario, forse una delle mie cose preferite di Lost, da questa è la mia cosa preferita di Lost, nonché della pasticceria danese e dintorni, ovvero il cardamomo. Un incrocio tra un muffin e un croissant, un incrocio solo, scusatemi, a livello di forma, non c'entra niente poi a livello di un pasto, eccetera eccetera, che ha questo intreccio clamoroso che è bellissimo. Li ho visti fare anche a Copenaghen ed è bellissimo vedere come si intreccia questo. Quindi aromatizzato al cardamomo, che è questa spezia che già vedo il 99% vuol dire che sa di detersivo, tipo il coriandolo, non sai quelle robe che al primo approccio di... È strano il cardamomo, lo ammetto, raga, ma se imparate a conoscerlo, assaggiarlo, a farvelo piacere, vi giuro che è un aroma straordinario, un profumo incredibile. Tra l'altro molto poco usuale, secondo me, per i nostri gusti, ed è questo che mi affascina. Glassa al caffè e arancia, e questo è... Non è ripieno? E come vedete la consistenza è diversa da quella, ad esempio, del pan al cioccolato. Un pasto molto diverso, dentro anche qui. Bellissimo la crosticina glassata, esterno croccante, dentro ha questa invece sofficezza, ma questa consistenza anche, no? Questa struttura un po' più solida. Rispetto a quanto ho provato anche a Copenaghen, ad esempio, secondo me qui ci danno un po' meno di cardamomo, che è un peccato, perché secondo me è proprio un sapore strano, ma che merita di essere anche compreso. Infatti emerge molto di più la glassa al caffè
questo caso con un leggero sentore di agrumo che è bellissimo, secondo me ci sta tra l'altro molto insieme questa cosa, buonissimo. Tra l'altro adoro, come in questo caso ad esempio, anche il profumo faccia il suo. Quando mangiate e vi avvicinate, l'aroma cardamomo, caffè, vi entrano, no, in circolo e non so, a me fanno più, ancora più apprezzare poi il sapore. Veramente incredibile. Sembra gemello del cardamomo, ma questo è la nostra ripiena con crema pasticcera al limone con zesta al limone candito. Buonissimo. Voglio vedere questa crema pasticcera al limone. Sta buona anche da sotto. Eccolo qua. La bestia. Diciamo che non si sono risparmiati, ragazzi, in questo caso. Mamma mia. Ecco, in questo caso, a differenza del cardamomo, limone ci è andato. Bellissima. Tanto la crema freschissima. Sulla dolcezza, ovviamente, si incastra benissimo l'acidità del limone. È giustamente bilanciata anche nella crema. C'è tanto aroma, ma non è estrema l'acidità. E lo zest candito, secondo me, è strepitoso. Sottile, dolce, ma non eccessivamente, con quella leggera nota di acidità. Bello. Il gioco dei contrasti poi è divertente, croccante, morbido, e la crema che è quasi, tende più al liquido, diciamo, no? Non è così compatta, anche questo apprezzabile, tanto va dappertutto letteralmente. Adesso sparisce la mano. Non sono un grande amante del cioccolato, ma la seconda che prendo, cioè poi ditemi che non mi sacrifico. No, l'ho presa perché mi intrigava questa ginger chocolate. In realtà, quindi cioccolato e zenzero, che mi sembra un bel accoppiamento, molto moderno, se posso definirlo in una maniera. Interessante anche la forma di questo sfogliato, se così lo vogliamo chiamare, con una sorta di incrocio un po' simile al cardamomo, ma dimensioni molto generose, devo dire. Gocce di cioccolato, granella di nocciole e lo zenzero, a questo punto presumo sia all'interno dell'impasto. Bello! Mamma mia, che cosa strana! Ti do proprio l'idea di un accoppiamento giusto. Non so perché, ma credo che nocciola, cioccolato e zenzero insieme formino come un percorso. No? Mi sembra che ci siano delle note che mettano in comune le tre cose, che ti fanno distinguere i tre sapori, il cioccolato, lo zenzero e la nocciola, ma che quasi creano un filone, un sapore unico. Stradivertente questa cosa, perché lo zenzero è proprio delicatissimo, ma veramente azzeccatissimo. Non ha quell'aggressività, è proprio più un sentore che sembra quasi ritrovarsi nella nocciola, proprio. Non so, non so questa cosa qui, io la percepisco così. Mi piace tantissimo la consistenza poi del lievitato, dentro è morbidissimo, morbidone, e ha sempre questa scorza esterna un po' leggermente croccante. Ma mi ha stupito questo profumo, sapore molto elegante, molto coerente, molto giusto. Più giusto assaggiandolo che leggendolo. Bello. Non sono un grande amante del cioccolato, ma questa è una bomba. Straordinario. Non trovo altre parole per definire l'oste se non straordinario. Possiamo fare una riflessione su tutto quello che volete, sul format, sul menu, sulla parte dolce, la parte salata. L'oste ha tutto, ha tecnica, passione, ha gusto, ha i classici, ha gli abbinamenti poco visti, ha l'intraprendenza, ha quell'area europea, un locale dove puoi venire a fare colazione, brunch, pranzo, in realtà passare del tempo in generale, passare del tempo con qualcuno, con un prodotto in tavola, in bocca, sempre al top, che sia caffè, che siano brioche o pasticceria, come volete chiamarla, che siano focacce, che sia, insomma, ragazzi, è un posto veramente che merita
di essere provato, conosciuto. Non abbiate paura di uscire un po' dalla comfort zone, no? Dalla vostra colazione italiana. È vero che ormai in realtà la pasticceria francese, europea in generale, vanno super di moda, ma questa non è moda. Questa è veramente passione, veramente entusiasmo per quello che si fa e io adoro questi posti di cuore. Venite a provare l'oste, ragazzi. Venite a provare l'oste, spero per voi che ci sia la focaccia al kimchi. Devastante.